Ciao a tutti amici di Poker Italia Web, siamo con Claudio De Seris, l'organizzatore del Tana delle Tigri. Allora Claudio, com'è andata questa esperienza in terra macedone del Tana delle Tigri? Guarda, fino adesso direi molto bene, le attese erano quelle che si sono effettivamente verificate, sia in termini di presenze con i giocatori che di servizi che ha offerto la location. Tu ormai sei da qualche anno un organizzatore di tornei itineranti, siamo stati con te qui in Macedonia, in Repubblica Ceca, in Slovenia, eccetera. La prima domanda che mi verrebbe da porti è: quando vedremo mai un Tana delle Tigri in Italia? Questa è una domanda che si ripete dal 2009 probabilmente, da quando abbiamo iniziato, e è difficile sia per una mia volontà personale e che per quelle che sono le esigenze e le caratteristiche dei giocatori che hanno sposato il Tana già in tempi non sospetti. E quali sono queste esigenze? Le esigenze sono purtroppo quello che i nostri casinò non offrono, ovvero un casinò aperto 24 ore su 24, ovvero l'opportunità di avere un casinò all'interno di una struttura alberghiera, ricevere dei servizi offerti o l'inclusive in quanto sei un giocatore che viene e di norma spende tanti soldi e perde altrettanti soldi, servizi come il trasferimento dall'aeroporto, come una cena offerta, un pranzo offerto o le consumazioni di qualsiasi tipo gratuite se stai giocando non solo a Texas Hold'em ma anche a roulette, a blackjack, eccetera. Possiamo dire che all'estero i giocatori sono più coccolati che nei casinò nostri italiani? Non ci stanno dubbi, che non vuole dire che in Italia non siamo in grado di poter fare cose del genere. Purtroppo anche per altre esperienze che ho, le normative italiane sono spesso restrittive. Io non so esattamente che cosa incide nella gestione di un casino italiano, ma penso anche che qualche problemino lo fanno le nostre leggi. Parliamo invece di questa tappa in Macedonia, 199 giocatori, direi un successo per la prima volta che si organizza un torneo in questa parte, anzi in questa nuovo stato che è la Macedonia. Sì, è un successo sicuramente, e ci devo specificare che come le caratteristiche del Tana, il torneo è freeze out, quindi parliamo di 199 giocatori unici, che sono l'equivalente spesso di centinaia di giocatori che partecipano ad altri eventi spalmati su 3, 4, 5 dei 1, reentri, le bye, eccetera, eccetera. Qui è un solo dei 1, quindi 199 persone hanno partecipato all'unico dei 1 schedulato. È un successo per la location, certamente, perché non è una location abituata a fare eventi di poker importanti. Loro hanno un torneo locale di un buy-in superiore che ha molto successo, e questa è la prima vera esperienza di un low buy-in dove hanno partecipato tantissimi giocatori non italiani. Tu sei stato uno dei primi organizzatori che ha capito che il mercato del poker live stava cambiando e hai sensibilmente abbassato il buy-in. Pensi che sia stata la mossa vincente per far sì che il Tana continui ad essere uno dei circuiti più affermati in Italia e ormai anche in Europa? Sicuramente è una mossa che va incontro alle esigenze dei giocatori italiani. Non sempre, soprattutto a Praga, ho riscontrato in realtà un interesse così massivo come si pensava, perché in altre nazioni invece hanno piacere ancora a giocare buy-in più alti, no? Come
organizzatore, soprattutto sappiamo che ultimamente purtroppo sono stati chiusi alcuni altri eventi organizzati da altri organizzatori. Tu pensi quale potrà essere il futuro per il Poker Live? Io penso intanto che l'interruzione delle attività di due organizzazioni sicuramente rivali in passato ma amiche, perché poi alla fine questo lavoro in Italia lo abbiamo realmente inventato noi, siamo state pochissime organizzazioni e per me sono state entrambe delle notizie negative. Io, non è positivo neanche per noi, se qualcuno pensa adesso sì per fortuna oppure chissà che succede al Tana, verranno più giocatori, no, noi abbiamo diffuso il verbo del poker inteso come poker gioco divertimento vacanza anche con queste altre organizzazioni, e quindi il fatto che loro si sono fermate è assolutamente negativo per tutto il sistema. Io credo che purtroppo, come nel poker online, anche il poker live a livello di casinò subirà un'ulteriore interruzione di eventi e di organizzazioni, perché hanno preso vita alcune situazioni che garantiscono un certo tipo di montepremi importante, alto, e quindi in un momento un po' di crisi dei giocatori tantissimi preferiscono rischiare quantitativo di denaro per cercare di vincerne parecchio di più, piuttosto che fare questa scelta che invece io continuerò a sposare, di un concetto di gioco, relax, divertimento. Come organizzatore, ora naturalmente, e questo fine settimana c'erano tanti tornei, sappiamo, qui a Venezia, a San Marino, da altre parti, e soprattutto c'era anche, e ci sono tuttora, le WSOP in corso. Volevo farti proprio due domande per chiudere. Una è riguardo proprio questo affollamento comunque di tornei live, anche in una situazione, come abbiamo visto, un po' di difficoltà. E due, se riusciremo mai in Europa, soprattutto in Italia, a vedere un festival del poker, magari come, ma naturalmente non come le WSOP, ma stile WSOP, in uno dei nostri casinò italiani. Allora, per quanto riguarda l'affollamento dei tornei, come ahimè sai, non ho mai avuto il piacere di avere un weekend tutto dettato delle tigri, ci siamo scontrati anche al primo milione d'euro garantito che ci fu in Italia da parte di altra organizzazione, e devo dire che alla fine c'è una quantità di base di giocatori che segue il brand, segue l'amicizia che ha anche con chi collabora con questo brand o magari lo sponsor che è dietro al torneo stesso. Mi sembra di aver capito, ma ho avuto proprio il tempo e il modo di verificarlo, che comunque tutti quanti hanno fatto dei numeri buoni per ora, perché alcuni è work in progress. Certo è che quando ci sono queste situazioni con tanti eventi in contemporanea, chi garantisce i montepremi o ha le spalle coperte in qualche modo o rischia di mandare al vento due mesi, tre mesi di lavoro, no? E questo è assolutamente un errore che stanno facendo alcuni casinò o alcune organizzazioni non so poi quali sono gli accordi economici interni tra questi aspetti. Invece il discorso interessante che dici delle WSOP italiane, chiamiamole così, secondo me non ci sarà mai un festival del genere, perché c'è una rivalità di base da parte di alcune organizzazioni, è nato così e continua ad essere così il poker in Italia a livello di casinò. C'è assolutamente una rivalità da parte dei casinò, non si capisce, non ha mai pensato qualcuno di loro a creare un qualcosa per valorizzarli tutti. Forse perché ci sono poche menti pensanti che si occupano di questo settore o solo menti che pensano al proprio portafoglio. Sarebbe facilissimo fare una cosa del genere. Ultimissima domanda, la prossima tappa del Tana delle Tigri sarà a? No, non perché ci fermiamo, perché come di consueto non si sa mai prima, potremmo riessere qui a Gergeia, quindi in Macedonia, potremmo essere al Perla,
Parliamo di quest'inverno, come sai sono due eventi l'anno, quindi uno intorno a novembre-dicembre, l'altro intorno a aprile-maggio, insomma questo di norma è il periodo, e, o magari a una ulteriore nuova location. Comunque invitiamo tutte le persone che stanno seguendo questo video a venirci a trovare al Tana, perché è sempre una grande festa. Grazie a te, invitati. Ciao, grazie. Ciao.